Ciao a tutti ragazzi, come promesso ritorno nuovamente da Morsi e Bontà, ristorante che si trova a San Giorgio del Sannio nella provincia di Benevento. E come vi avevo promesso l'altra volta che ci eravamo visti con Filippo, con la quale avevamo preparato alcuni piatti nella cucina, oggi ci siamo spostati nel reparto pizzeria e sono in compagnia di Marco. Ciao Mirko. Ciao Marco, pizzaiolo e artista della pizza direi in questo locale, che oggi ci farà vedere alcune pizze gourmet che il locale propone e che vogliamo condividere anche con voi. Quindi lascio la parola a lui e iniziamo con la preparazione della prima pizza, che sarà una vellutata di zucca. Una vellutata di zucca. Vi spiegherà tutto lui, io oggi faccio da spettatore. Allora, vellutata di zucca preparata rigorosamente con della zucca preparata da noi, procedimento molto povero, ovvero far soffriggere aglio all'interno di olio, mettere a cuocere per circa 30-40 minuti della zucca a dadini. Nel momento della cottura condire con sale e peperoncino in polvere. Provola affumicata, funghi porcini, granella di nocciole e pancia magra del contadino, che non è altro che una pancetta sgrassata e stufata aromatizzata con delle erbe. Prima di procedere volevo far notare il colore della nostra pallina, che è molto scura, in questo caso perché utilizziamo farina Petra tipo 1 e che dire, è una farina macinata a pietra, quindi una delle tecniche più antiche di macinatura che esistono. E prima di andare avanti vorrei parlare della lievitazione del nostro impasto, che va dalle 36 alle 48 ore. Volevo semplicemente fare una spiegazione tra la lievitazione e la maturazione dell'impasto, che molto spesso viene confusa. La maturazione, quindi partiamo dalla maturazione, non è altro che il processo in cui le macromolecole all'interno della nostra farina, con il passare delle ore, vengono scisse in micromolecole, quindi in questo caso gli zuccheri complessi, col passare del tempo si formano comunque degli zuccheri molto più semplici, in modo che il nostro corpo li può digerire molto più facilmente. Mentre la lievitazione, che diciamo va sempre a pari con la maturazione, non è altro che il processo in cui i lieviti si nutrono degli zuccheri all'interno della farina, formando così del gas. E infatti questo è il motivo per il quale la nostra pallina si gonfierà e avverrà praticamente la lievitazione. Adesso partiamo con la stesura della nostra pizza. Questa è una cosa che io non riuscirei mai a fare, Marco. Stesura a mano della pizza, sì. Ci vuole una bella manualità. Più o meno il diametro della pizza è 33 cm. Adesso mettiamo la nostra vellutata sul disco di pasta in modo circolare, lasciando più o meno 2 cm dal bordo, in modo da poter far alzare il nostro cornicione. E poi direi che adesso la vellutata di zucca è anche di stagione, siamo i primi di novembre, quindi ci sta benissimo questa pizza. Assolutamente. Poi mettiamo i nostri funghi porcini. E anche con questi rispecchiamo perfettamente la stagione. La stagione, sì. Provola affumicata, tagliata a dadini. E la nostra pancia magra del contadino, come detto prima, una pancetta sgrassata, stufata e aromatizzata alle erbe. Adesso passiamo a infornare. Quanto tempo impiega per la cottura, Marco? La cottura va dai 60 ai 90, ai 90 secondi. Minuti mi sembrava esagerato. E il forno a che temperatura? Tra i 80 e i 400 gradi. Okay. Forno tastativamente a legna? A legna, sì. In breve, la cottura della pizza non è altro che la disidratazione, insomma, delle molecole d'acqua presenti all'interno del panetto. Quindi la cottura non è altro che l'asciugatura dell'acqua che noi andiamo a togliere con il calore del forno. Qual è il trucco per capire se per non farla bruciare sotto? Perché a volte prendiamo delle pizze che sono biscottate, sono dure. Semplicemente non spostare la pizza su altre parti del forno,
perché l'umidità presente sul posto dove noi mettiamo la nostra pizza sarà differente rispetto all'umidità dell'altra parte del forno. È vero anche il fatto della farina sulla pala che poi va a bruciarsi nel forno? Sì, è vero, in questo caso noi usiamo della semola rimacinata proprio perché essendo molto sottile non si attacca sotto la pizza e quindi non avviene nessun tipo di bruciatura. Oh, è già pronto. Posto. Il profumo che è buonissimo, ragazzi. Infine sulla nostra pizza, come tocco finale, granello di nocciole. Facciamola vedere. Filo di olio nostrano e la nostra vellutata è pronta, ragazzi. Veramente spettacolare, veramente spettacolare. Ora direi di tagliarla e andiamo ad assaggiare come sempre. Io sono qui per questo. Mi metto di qui. Secondo me scotterà tantissimo. Qui ci ustiniamo questa notte. Non fa niente, tanto è buono. Io vado con il mio pezzo, vado a fare l'assaggio. E vi dico subito com'è. Buon appetito. Buon appetito. Com'è? Bollente, ma buonissima. Veramente buonissima. Ma restate con noi perché nel frattempo mi sto suonando ed anche questo è positivo. Ma adesso ne prepariamo un'altra, vero? Certo. Quindi io mangio a parte, a lui lo rimettiamo a lavorare. Ne faccio un'altra sola. A lui continuiamo a mangiare. Abbiamo degustato la prima pizza, che era la vellutata, ed era buonissima, ragazzi. Ora Marco ci presenterà la sua seconda pizza con gli ingredienti che vi spiegherà lui. Quindi andiamo avanti con la seconda preparazione di oggi. Risalve a tutti. Quest'oggi vi faremo vedere la seconda ricetta, che è la sfiziosella, che è una pizza composta con fior di latte. Vi proponiamo di nuovo la nostra pancia magra del contadino, come detto prima, una pancetta sgrassata, stufata e aromatizzata delle erbe. Poi abbiamo pesto di pistacchio di Bronte, buonissimo, noci e formaggio morbido aromatizzato alle erbe, al pepe verde. Gli ingredienti? Sì, grazie. Passiamo con la stesura. Marco, poi mi farei un po' di pratica per la stesura della pizza. Certo. Ora partiamo con mettere sul disco nostro formaggio morbido al pepe verde. Disponiamolo in modo uniforme sul disco di pasta. Poi prendiamo il nostro fior di latte. Mettiamo sul nostro disco. E poi c'è da dire che quando una persona va a mangiare una pizza fatta con farina non trattata, tra virgolette, non raffinata come questa che stai utilizzando tu, al sapore, al palato, ha tutto un altro aroma. È tutto un altro aroma. Si sente proprio il sapore del grano al palato, insomma. È vero, si sente. Con la temperatura ci siamo, con quello che ci ha detto. Ci troviamo, siamo sui 375 gradi. Però. Sì, tra i 370 e i 400 più o meno. Adesso attendiamo la cottura della nostra pizza. Io vado a fare un primo piano con la camera per farvi vedere cosa avviene nel forno. Come potete vedere, la pizza già si sta iniziando a bruciare, il cornicione si sta iniziando ad alzare, quindi direi che la cottura già è iniziata. Sì, sì, assolutamente. Ora con questa, dopo Marco, mi voglio togliere una curiosità, voglio provare a tagliare il cornicione per far vedere all'interno, certo, come è fatto l'alveolatura della nostra pizza, certo. Sono curioso di vederlo.
Ovviamente il cornicione più è vuoto, più è segnale di un'ottima lievitazione del nostro impasto. E nel momento in cui avviene il contrario, insomma, vuol dire che l'impasto non è ben lievitato. La digeribilità della pizza da cosa dipende? Dipende dalla lievitazione, dalla maturazione, specialmente anche dal quantitativo di acqua che noi andiamo a mettere all'interno del nostro impasto, quindi anche dall'idratazione, dall'umidità del nostro impasto, una cosa molto fondamentale. Voi come lieviti ne utilizzate pochissimi, come mi diceva anche Filippo? Sì, noi tendenzialmente utilizziamo del lievito madre liofilizzato, ovvero disidratato, quindi dove viene praticamente tolta dell'acqua. E in base alla stagione più o meno ne utilizziamo intorno a 1,5 grammi o 2 grammi per chilo di farina. La nostra idratazione si sposta tra i 67 e i 70% di idratazione, quindi diciamo che su un chilo di farina vanno messi tra i 670 grammi e i 700 grammi di acqua. Quindi lievito veramente una presenza davvero bassissima? Sì, molto molto bassa. Anche questa uscita. Ultimo tocco finale. Vai. Pesto di pistacchio. Ah, di sopra così? Sì, all'uscita. E noci sbriciolate a mano. Mentre prima abbiamo mangiato la granella di nocciole, adesso c'è le noci. Sì. Perfetto. Che odore che state, ragazzi. Un odore spettacolare. La facciamo vedere. Poggio la prego e voglio fare il test, basta che taglio, giusto? Sì. Andiamo a vedere all'interno del cornicione. Taglio un altro poco. Beh, direi che ci... Guardate ragazzi, ora non so se si riesce a vedere, il cornicione è vuoto all'interno. Quindi direi che è perfetto. Sì, questa è una pasta lievitata 36 ore. 36 ore di lievitazione. Sì, di lievitazione e di maturazione. E adesso non ci resta che mangiarla. Assaggiamola. Non ci resta che opzionarci per la seconda volta. Andiamo ad assaggiare anche questa. Ci stanno viziando comunque qui, ragazzi. Magari adesso si noterà meglio l'alveolatura del nostro impasto. Io vado a fare un test. Mozzarella filante, guardate qui ragazzi, non so se si è... guardate qui, spettacolare. Io la raccolgo e buon appetito. Com'è? Wow. Il pistacchio si sta benissimo. Ottimo, sta un ottimo prodotto della nostra nazione, insomma. Ragazzi, questa me la gusto adesso con calma, non vi preoccupate, la finirò tutta io. Vado a ringraziare Marco, ringrazio Nicola, ringrazio anche Nicola che è proprietario di Morsi e Bontà, che lo trovate nella provincia di Benevento, precisamente a San Giorgio del Stagno. Grazie a tutti anche questa volta per averci seguito, ci rivediamo settimana prossima con la prossima ricetta. Arrivederci. Ciao a tutti, grazie. Ciao.